Ciao e benvenuta a questa nuova puntata di Impact Girl. Oggi parliamo di un tema molto importante, soprattutto se lavori sul web, perché quando ti esponi, inevitabilmente, anche se fosse soltanto un post su Facebook, potresti attrarre, diciamo così, degli haters o dei trolls o delle figure, insomma, particolarmente interessate a creare polemica poco costruttiva. E in questa puntata impariamo proprio come asfaltare gli haters e lo facciamo in compagnia di qualcuno che si è allenata parecchio in tutto questo, e cioè la mia carissima amica Rosita Celentano. Tuffiamoci subito nella nuova puntata. Allora, come ti asfalto gli haters? Come ci asfalti gli haters? Rosita, ho bisogno di te perché stavo riflettendo, ne parlavamo anche nell'ultima chiamata che abbiamo fatto tra noi, no? Che quando ti esponi, sul fatto che quando ti esponi è facile che ti venga sputato addosso il veleno peggiore che tu possa immaginare. E non stiamo parlando naturalmente di critiche costruttive, perché quelle, diciamo, ci sta che ci siano, ci sta che uno ci resti un po' male, ci sta anche che le interiorizzi e le faccia proprie e ne faccia buon uso, ma parlo di attacchi gratuiti più o meno maleducati e fuori luogo. Ora, dato per assunto che, per dirla alla Taylor Swift, haters gonna hate, quindi chi odia odierà, punto e basta, mettiamocela via, uno dovrebbe farsi scivolare addosso questa cosa. E sembra facile, però ci vuole un sacco di allenamento e tu l'allenamento, di allenamento ne hai fatto tanto, perché l'esposizione ce l'hai avuta di default da quando eri piccolissima. E quindi aiutaci a capire, aiutami a capire come diavolo io quando ti guardo, anche in televisione, nei salotti. Allora, salotti televisivi è chiaro che poi c'è quasi una sorta di invito alla polemica gratuita, perché è parte, no, del fare share, quindi ci sta. Però il fatto è, al di là del contesto in cui siamo, che sia nel digitale o che sia in TV, tu hai, o che sia nella vita, diciamo così, di tutti i giorni, tu hai questa capacità di rispondere in un modo che quando io ti sento dico: ma ci ha pensato? L'è uscita perché ce l'aveva. Perché ce l'aveva, gli è scattato un meccanismo, ha schiacciato un pulsante per cui la risposta era perfetta così, senza neanche pensarci un attimo. Allora ti chiedo di farci due o tre esempi di asfaltature o asfaltamenti che hai fatto in passato e di spiegarci come ci si fa ad allenare per rimettere un hater al suo posto. Allora, intanto credo che una delle cose più importanti sia il fatto di non avere paura di parlare e non aver paura di sbagliare e non aver paura di dire una cosa sbagliata. Se tu parti dal presupposto che stai dicendo un tuo pensiero, che può essere discutibile, può essere, come si dice, puoi dire una stupidaggine perché magari non ti sei aggiornato, parlando poi, per esempio, quando si va in televisione nei programmi di attualità dove si parla di cose sociali, di problemi sociali, diventa un pochino più difficile perché uno dovrebbe avere il più possibile cognizione dell'argomento di cui sta parlando, cosa che io non ho, nel senso che peraltro io dico sempre: ma perché invitatemi quando al posto mio dovrebbe esserci un filosofo, uno scienziato, un medico? Chiamate una persona qualunque, che peraltro io mi reputo abbastanza ignorante, nel senso che so tutto quello che succede intorno, approfondisco gli argomenti che più mi interessano, mi faccio una mia idea e non ho paura di esporre la mia idea, anche se la mia idea potrebbe essere impopolare. Anche se in diretta poi a un certo punto devo dire: guarda, c'hai ragione, ho cambiato idea, era una stupidaggine quella che ho detto, quella che ho pensato. Già questa cosa qui elimina tantissimo la possibilità di ferirti, di attaccarti, perché se sono la prima io a vivere e a non avere questa vergogna terribile di dire una cazzata, di sbagliare, capisci da te che qualunque haters si smoscia da solo, cioè è uno sfigato. Perché se io sono la prima ad essere conscia, a non aver paura, ad ammettere i miei limiti e la mia ignoranza, nessun altro mi può ferire. Questo, devo dire, è un insegnamento, uno dei tanti insegnamenti di mio padre, perché lui mi diceva, mi raccontava che avendo avuto solamente la quinta elementare, quando si è trovato famoso da giovanissimo a trovarsi in mezzo a spesso a tavolate dove c'erano intellettuali, imprenditori, tutta gente molto colta e parlava con dei termini come parlate voi oggi, degli esperti di web con tutti questi nomi, e browser, e il freak, e il leak, e il track, che io non capisco un cavolo, però dico: scusate, che avete detto in modo ironico per giocarci. Lui faceva la stessa cosa. Lui diceva: io non mi vergognavo di dire
Che cosa vuol dire anticonformista? Sto facendo un esempio. Che cosa vuol dire? Sai, termini magari che fino a quel momento lì non sentite, non usati da lui o dai suoi amici, venendo da una famiglia molto povera. Questo fa in modo che se tu sei la prima a non prenderti troppo sul serio, a saper giocare e ironizzare in modo amorevole verso te stesso delle tue insicurezze, non ti ferisce nessuno. Cioè capisci che gli haters non esistono, proprio a me non mi fanno un baffo. Oltretutto Paolo Borzacchiello, che è un life coach di neurolinguistica, una volta ha spiegato per esempio che l'uso delle parole che noi facciamo nelle situazioni è molto importante, perché chi ha deciso di chiamarli odiatori, cioè tu alimenti uno stato, un modo di essere, se ti dai un'etichetta, che è un'etichetta sbagliata. Io li avrei chiamati deficienti, che è molto meno grave, ed è uno un deficiente, degli deficienti, stanno parlando di deficienti. Capisci che già dare nome a gente aggressiva verbalmente, provocatrice gratuitamente, sminuisce la loro forza. Invece sentirsi un haters spesso per un cretino diventa figo, no? Avere coraggio. Poi c'è la codardia di chi si copre dietro i social per poterti insultare. C'è la sfigaggine di chi lo fa, perché tu sei un poveraccio se c'hai bisogno di fare questo, mi fai veramente tenerezza, quindi io né mi incazzo né niente, ti compatisco. C'è un grosso disagio personale che non ha risolto, quindi il problema di quel deficiente, perché io preferisco chiamarlo deficiente, deve rimanere suo e non può diventare mio. Con tutta questa premessa io sono sicura che chiunque si trova davanti a un deficiente che dice una schifezza, si mette a ridere, cioè non può prendere seriamente, perché io prendo seriamente una critica, come hai accennato tu, che sia costruttiva, inerente al contesto. Se vuoi discutiamo anche in modo magari acceso, sempre nei limiti dell'educazione. Può anche sfuggire un rompipalle, ma vaffanculo, cioè può pure starci in un contesto dove tu mi stai facendo una critica mossa a confrontare due pensieri. Ma se è gratuita, tanto per essere cattivo o per far vedere che sei coraggioso, che tu hai il coraggio di scrivere una porcata, mi fai tenerezza, sei un poveraccio, quindi non spreco tempo e faccio in modo che quel problema resti tuo e non diventi mai mio. Ci sono delle risposte, no, che VIP o influencer danno a volte a questi haters, che diventano virali e in effetti fanno sorridere. Sono delle risposte proprio che asfaltano, cioè di fatto questi haters o deficienti, come li vogliamo chiamare, vengono letteralmente asfaltati, non esistono più. Allora, una delle, ad esempio, Chiara Ferragni è molto gettonata dagli haters, e c'è questo commento sul fatto che abbia un seno molto piccolo, di qualcuno appunto che l'accusa che questo sia un grosso problema, che dovrebbe risolverlo, e lei risponde con una risposta che appunto è finita poi per diventare virale. Dice: adoro il fatto che nel tuo profilo, nella tua biografia, scrivi che ad ogni problema c'è una soluzione, poi ritieni che il mio seno piccolo sia un grosso problema, qualcosa del genere. Ora, la mia domanda è: come ti esce una risposta del genere, che chiaramente è una risposta senza nessun tipo di rabbia, come dicevi tu prima, è una risposta che viene data senza, come dire, si capisce che non viene presa poi tanto sul personale, almeno non sembra, è una risposta talmente neutra, però talmente asfaltante, che non c'è se e non c'è ma, no, cioè è impossibile che la persona poi ti continui ad attaccare, perché ci sono anche quelle. Come dai una risposta del genere? Quando è che l'hai fatto tu? Ma allora, intanto io credo che bisognerebbe, come si dice, non rinforzare un frame, come dice sempre Paolo Borzacchiello, come ci insegna la neurolinguistica, perché nel momento in cui tu perdi anche 3 secondi a dare una risposta a una persona che non esiste, in quel momento inizia ad esistere. Okay. Quindi bisogna fare proprio una scelta di dire: io prendo, li blocco. Poi mi ricordo all'inizio che mi dicevano: ma no, ma come, dopo c'è meno follower, chi se ne frega, dico, preferisco averne meno ma sani, che perché avere un numero generale devo tenere dentro un contenitore anche i deficienti. Ma perché? Ecco, lì è un altro tema, nel senso che c'è gente che pur di avere dei numeri è disposta a qualunque cosa, io non sono disposta.
Però tu mi raccontavi che hai dato una risposta pazzesca a un tizio che ti ha offeso e ha offeso anche tuo padre. Sì, su Twitter mi aveva scritto ciao, come ci si sente essere figlia di un grande artista ma di un uomo? E io gli ho risposto, bene, e tu come ti senti essere solo un uomo? Come ti è venuta questa risposta? E poi lo blocca, ma non te lo so dire, nel senso che io c'ho una mia amica che dice che ho delle chiuse pazzesche. Io credo che questo possa essere possibile, non è che tu puoi imparare a tavolino, studiare come dare delle risposte, come le chiami tu, asfaltanti, deve essere proprio un modo di essere, cioè siccome quella persona non esiste. Io mentre leggevo quel messaggio, la prima cosa che ho visualizzato nel suo dire, nel suo giudicare mio padre un uomo, mi sono detta, non lo conosce, probabilmente è un riflesso di se stesso, e quindi mi sono detta, come posso, ma guarda, te ne posso dire un'altra, non gli pareva vero attaccare tutte le persone come me, non i deficienti animalisti, i deficienti vegani, che sono quelle eccezioni vergognose dove ci sono in tutti i movimenti, dove ci sono in tutte le situazioni, no? E quindi ci attaccava, mi prendeva in giro, fra l'altro la sua curva, che era già alta ma stazionaria, aveva ricominciato a muoversi verso l'alto, perché per esempio uno che scientificamente decide di andare ad attaccare laddove c'è una grande visibilità, no? Perché è una regola, se io attacco una grande come Chiara Ferragni della situazione e lei spende tempo per rispondermi, a lui si alza l'attenzione. Difatti la regola è, se tu vuoi aumentare l'attenzione su di te, devi attaccare quelli più grandi di te, non perdere tempo ad attaccare quelli minori, perché sennò tu fai un favore a loro. Se uno vuole parlare cinicamente proprio di come funziona, fra virgolette, un mercato, ok? Parlando di follower, che poi i numeri dei follower ti portano ad avere sponsorizzazioni piuttosto che credibilità professionale, piuttosto che testimonial di. E quindi, e questa è una cosa. Uno di quelli che fa un vanto di tutti quelli che lo insultano, quindi a lui gli puoi dire qualunque cosa, e adesso non voglio dire parolacce, ma proprio le parolacce peggiori, lui le metteva proprio come sigla iniziale. E un giorno, siccome io sono sempre stata zitta, e allora un giorno, commentando una schifezza che lui aveva detto, estrapolando una roba che avevo detto io, ho detto guardate, dico, poi ci sono questi personaggi che girano purtroppo che sono diversamente intelligenti e quindi non vedono l'ora di attaccarsi a... È venuto giù l'inferno, perché diversamente intelligenti a lui dava fastidio. Tutti noi abbiamo qualcosa che ci può colpire, che ci dà fastidio. Se uno c'ha tempo di pensarci, se la segna, e alla prossima cazzata uno prende la dice. Quindi voglio dire, poi sai, poi ci sono personaggi come lui che vivono di questo, cioè vivono, e la loro, come si dice, la loro missione la loro fama è su questa, no? Sull'attaccare gli altri a prescindere che tu creda in quello che dice, in quello oppure no. Io sono una che non potrebbe mai andare a dire una roba o anche attaccare qualcuno se in quel momento non ci credevo, non credo in quello che dico. Detto ciò, fondamentalmente non bisognerebbe, come si dice, non bisognerebbe rinforzare un frame di questi deficienti, perché così non esistono. Siamo noi che gli rispondiamo, che gli diamo un volto, gli diamo un profilo. E senti, c'è un modo, non una regola, non una formula, perché appunto è anche un percorso poi personale, individuale, che può essere più o meno supportato da un talento, da un dono, ma c'è un modo per essere un pochino più autoironiche, prendersi un po' meno sul serio o cominciare a farlo? Ma il modo è... Oddio, io... La mia fortuna è stata proprio questa educazione paterna che ci ha insegnato a ridere, a volerci bene, al di là di cliché estetici, al di là di quello che ti dicono gli altri, anche il fatto di fare attenzione da chi viene un'osservazione o una critica, cioè se viene da una persona di cui io stima, è un'osservazione, una critica che tengo in considerazione, perché penso che dica qualcosa per il mio bene, anche se sta dicendo una cosa che a me non piace sentire.
allora a quel punto vale la pena soffermarsi e dire, perché, chiedergli anche perché mi stai facendo questa osservazione, dov'è che secondo te ho sbagliato, può essere che abbiano ragione e quindi in quel caso ti danno l'opportunità di evolvere, di crescere e di arricchire il tuo modo di esprimerti, il tuo modo di fare, di lavorare, di essere quello che è, come potrebbe essere invece a volte che mi sono trovata a dire no, stavolta ti stai sbagliando, cioè questa osservazione è sbagliata per questo e questo motivo, e l'altra persona dire ah scusami, forse c'avevi ragione, non avevo valutato questo. Io per esempio dico sempre che quando con i miei amici mi capita di avere, grazie al cielo rarissimamente, ma degli scontri forti o su tematiche di attualità, di sociali, o su discussioni personali nella convivenza, perché ci si confida di momenti difficili di vita, delle proprie relazioni, queste cose qui, io dico sempre, quando io mi incazzo moltissimo e vedete molta foga nell'arrabbiarmi e dirvi qualcosa, quello è una misura d'amore, perché se per me tu sei un imbecille, non perdo tempo, ti dico una volta quello che penso e te lo dico in modo anche leggero, perché se tu hai voglia di ascoltare un parere che ti può come si dice, ti può arricchire o comunque che ti fa pensare, no? Che ti crea dei ragionamenti, però poi vedo che se non te ne frega niente lascio perdere, cioè ci sono persone per le quali vale la pena anche discutere, solitamente dal mio punto di vista sono le persone che amo di più, quelle di cui c'è una confidenza, sì, di che non so, facciamo due cene, cioè andiamo una sera a fare un aperitivo, una cosa così. E invece ti voglio dire una cosa che ho scoperto da poco, e devo ringraziare la mia cara amica Paola Neglia, lei è una consulente di Feng Shui, di questa disciplina antichissima cinese, che misura l'energia intorno a noi, come si muove. E questa disciplina parte da centinaia di anni avanti Cristo, no? Dai grandi saggi cinesi, medici cinesi, filosofi cinesi, perché i vecchi imperatori dicevano che se si costruivano città in armonia con la natura circostante, ci sarebbero stati cittadini felici e sani che avrebbero lavorato per la comunità nel modo giusto. Tu pensa quanto erano lungimiranti e quanto erano rispettosi. Da lì tutto uno studio sull'energia legato al Tao, al Taoismo, a questa filosofia che mi sta appassionando molto. Una cosa che mi ha insegnato Paolo ultimamente è, perché io la chiamavo per chiedere un consiglio a lei e tutte le volte dopo che le avevo esposto il mio problema lei mi diceva se posso dirti la mia, e io le facevo ma io ti ho chiamato apposta per quello, e mi faceva ridere perché dicevo ma come io ti chiamo per quello, e diceva no, perché il fatto comunque di chiedere conferma, posso dirti cosa penso io riguardo all'argomento che mi espongo, riguardo alla domanda che mi fai, apre i canali energeticamente, apre dei canali di accoglienza anche di quello che stai dicendo tu, perché il fatto io di percepire quella domanda e di riconfermarti il fatto che voglio sentire la tua parola, il tuo parere, mi predispone ancora meglio ad accogliere qualcosa che magari io non voglio accettare, non voglio sentire, invece in quel momento, intanto ovviamente anche la dolcezza nel dire le cose più difficili ci dovrebbe essere, perché se io ti devo dare una notizia, devo dirti Cecilia, sei una sfigata, cioè se te lo dico dicendoti Madonna Cecilia, sai che sei una sfigata, tu dici cacchio, se invece io ti dico Cecilia però, ogni tanto sembri un po' una sfigata, se tu facessi, prima ti metti a ridere, te la dico in modo leggero, non ti viene l'ansia e da lì formuli una serie di cose che possono essere costruttive e in positivo. Diciamo che se queste dinamiche potessero riflettersi anche nelle relazioni digitali sarebbe molto meglio, diciamo che poi il digitale toglie una serie di aspetti che nelle relazioni interpersonali di persona sono sicuramente più facili, anche se poi non è facile. Non è facile neanche chiedere il permesso di dire la propria, perché noi siamo molto bravi ad ascoltare con lo scopo di ribattere, di rispondere, di dire la nostra. Raramente siamo pronti ad ascoltare semplicemente per ascoltare. Quindi in effetti questo elemento è importante. Quindi tornando ai nostri haters, potremmo dire che nel momento in cui ci sono delle critiche costruttive, quindi diciamo che sono magari espresse in modo appunto poco tattico, senza chiedere il permesso, senza chiedere se vogliamo sentire quello che hanno da dire, ma in fin dei conti ci stiamo esponendo, quindi ci sta,
prendere un attimo le distanze dalla situazione, non reagire, ma chiedersi magari che cosa c'è di vero in questa critica, che cosa abbiamo sbagliato in qualcosa, quello che dicevi tu all'inizio, che secondo me è molto importante. Siamo effettivamente ignoranti su un certo argomento, non ci eravamo preparate abbastanza, abbiamo detto qualcosa che era completamente fuori luogo, scusiamoci, accettiamo e accogliamo e ringraziamo anche per questa critica. Se invece diventa un odio digitale, ecco, qui ci tengo anche a sottolineare, a chiudere la nostra chiacchierata, ricordando che esiste un'iniziativa che si chiama Odiare ti costa, e che nasce proprio in supporto e aiuto alle vittime di odio sul web. E parliamo naturalmente di situazioni come diffamazione, cyberbullismo, revenge porn, minacce, violenza, insomma offese alla propria reputazione, cose molto pesanti che poi insomma non puoi farti scivolare addosso, non è neanche giusto ignorare, perché possono minare anche mentalmente insomma l'equilibrio di una persona. Quindi questa iniziativa è qualcosa che si può cercare su internet e che consente proprio di segnalare chi ci attacca o chi sta attaccando qualcuno che noi conosciamo e che si trova in una situazione di difficoltà. Rosita, grazie per questi spunti che sono una cosa che mi piace molto di te, che sono sempre quello che tu condividi è sempre condiviso con grande umiltà. Grazie. E sempre a partire da una tua esperienza, ed è per questo che ci tenevo molto ad avere appunto la tua opinione, a chiederti la tua su questo tema, perché sapevo che sarebbero emersi aspetti che di solito un esperto, che ne so, di haters non tirerebbe fuori, perché ci sarebbero magari tutta una serie di aspetti di formule, di cose da fare, da non fare, no? Blocchi, non blocchi. Invece con te sono venute fuori un sacco di cose che partono proprio da noi e da come noi possiamo diventare un pochino più forti al di là di quello che ci succede intorno. Ma io credo che sia la garanzia, dovrebbe essere la garanzia di tutto il mondo, no? Anche di chi produce qualunque cosa a partire da se stesso. Oggi gli slogan e le pubblicità sono la cosa più fasulla che esista sulla terra. Una volta, quando c'erano i caroselli, i testimoni, no? Oggi fanno i testimoni famosi solamente perché pigliano tanti soldi, non perché poi usano quel prodotto che incitano la gente di comprare. Questa è una, come si dice, è una scorrettezza, è veramente una dinamica scorretta. Io l'unica cosa che posso fare è partire dalla mia esperienza personale e non aver paura di dire che ho sbagliato, tanto siamo sempre in evoluzione, tanto guarda, non esiste nessuno che non sbaglia e gli errori ci devono servire a migliorare. L'unica cosa però, io smetterei di chiamarli haters o odiatori, perché la lingua e le parole sono fondamentali. Guarda, prova, pensaci, già solo a dire, cos'è che hai detto prima, odiare costa? Odiare ti costa, il nome. Odiare ti costa, mettere deficiente, essere deficiente ti costa, far ridere alle gente. Sì, perché purtroppo l'odio è un sentimento che hanno voluto inculcarci negli ultimi 30-40 anni, goccia dopo goccia, ci stanno riuscendo, capisci? Anche questo momento di pandemia che crea una distanza sociale, crea e siamo tutti nemici di tutti e non bisognerebbe veramente ora concentrarsi sulle cose positive, non focalizzare più quelle negative e bisognerebbe proprio fare un percorso invece evidenziando sempre di più le azioni e le cose belle. E tra l'altro una cosa importantissima che hai detto, l'odio ti fa può farti sentire importante, quello che dicevi prima, no? Ah, sono un hater, un leone da tastiera, mi nascondo però sono forte nel perché mio. È un sentimento l'odio. Molto finché importante. Tu provi odio, provi un sentimento. Quando io non provo più niente e ti dico sei un deficiente, e lì c'è un distacco vero, c'è una distanza. Quindi tu crei un legame sentimentale con gli haters. È sbagliato, bisognerebbe proprio cambiare, non chiamarli più così. Ci sono parole che arrivano dritte a colpire una cosa e altre no, altre cose. Quindi l'odio purtroppo è un sentimento. Quando qualcuno ti ferisce. Sì, iniziamo a non chiamarlo più, a non evocarlo più. Ecco, questo è già una cosa. Bello. Mi piace moltissimo e secondo me è la chiusa perfetta per questa nostra chiacchierata insieme. Davvero, davvero. Vedi che è venuta fuori la chiusa anche qui la senza saperla. Le tue chiuse. No, le nostre chiuse, dai. Questo è tutto per la puntata di oggi. Spero di averti dato qualche utile spunto che potrai implementare sin da subito. Se crescere un business in cui credi sul web in modo autentico e proficuo è parte dei tuoi piani e non sei ancora entrata a Biz Academy, puoi farlo visitando il sito biz-academy.it. Noi come sempre ci sentiamo o vediamo alla prossima puntata di Impact Girl.